Salve! Benvenuti e bentornati nel nuovo episodio della monografia su Ingmar Bergman. Siamo nella parte, nell'episodio 25. E oggi ci rilassiamo perché oggi c'è una bella commedia. Oh, finalmente qui ci riposiamo, ci possiamo divertire, parlare tra di noi. Come va? È tutto bene? Oggi si parla di A proposito di tutte queste signore. Che in originale è For at in the tala home alla dessa kvinnor. E non intendo più ripeterlo questo titolo infernale. Film del 64. Quindi abbiamo un anno di pausa, diciamo, tra le riprese, più o meno, del perché ricordate che Il silenzio è sì uscito nel 63, fine 63, ma è stato girato l'anno prima, quindi nel 62, e quindi abbiamo un anno di pausa tra le riprese del silenzio e le riprese di questo film che avvengono nel diciamo tra la primavera e l'estate del 63. E tra cui poi ci inserirà Bergman anche un progetto televisivo di cui parleremo dopo, perché oggi analizzeremo non solo questo film, ma anche l'anno 64 e 65. Così poi ci lasceremo il 66 per l'episodio successivo, e voglio piangere solo al pensiero. Ora, questo film è da moltissimi ritenuto, parlo sia di critici che di pubblico, il peggior film di Bergman, perché spesso ciò non accadrebbe qui, degli anni 40, di fine 40, è considerato quasi un film spurio, no? Non un film di Bergman, cioè un film imposto che lui ha malvolentieri accettato, anche se in realtà tutti gli effetti la regia è firmata da lui. Ora, tutta la cattiveria riversata per questo film io non la capisco sinceramente, cioè sì, parliamoci chiaro, non è che stiamo discutendo in questo episodio di un film clamoroso come gli altri della serie, o basti pensare agli episodi precedenti o quello successivo, però se... Io suggerisco di vederla così. Un artista, una persona che lavora a questo ritmo serrato e allucinante, si prende una pausa. Si prende una pausa sia per se stesso, quindi un divertissement, no, un passatempo giocoso, ma anche a livello, diciamo, utile per la sua arte, quindi di sperimentazione, perché ricordiamolo che questo è il primo film a colori di Bergman, quindi gli servì a lui e al suo collaboratore di una vita ormai, Sven Nykvist, per capire questa nuova forma d'arte, perché effettivamente girare a colori era totalmente diverso rispetto a girare in bianco e nero, quindi vediamolo come, sì, come un passatempo, ma anche utile a sperimentare nuove forme di visualizzazione scenica. Ora, come passatempo ha chiaramente dei punti deboli. Per esempio, per essere una commedia, in realtà, ecco, il suo punto debole peggiore è che è a metà fra un film serio, quindi una satira impegnata, e una commedia grottesca. Nel senso, una commedia, una farsa di poco conto, una commedia leggera. Quindi non è né leggero, quindi né per il pubblico fu godibile al cinema, non totalmente in realtà, e né però abbastanza impegnato da far concentrare su temi impegnativi, quindi è proprio a metà, esattamente a metà, e quindi è il peggior posto dove trovarsi, perché se sei una commedia leggera o se sei un film pesante almeno hai il tuo pubblico, no? Invece così non hai né i critici né il pubblico, infatti fu un insuccesso sia di pubblico che di critica, infatti a livello sia nazionale che internazionale fu snobbato, se non trattato molto male, come detto appunto considerato addirittura il peggior film di Bergman, come detto. Non arriverei a queste. Cioè, se questo è il film peggiore di Bergman, allora, cioè, registi, lasciamo stare, dovrebbero inchinarsi per fare questo film. Perché, come detto, è un buon film, secondo me. Cioè, un film normale, ha delle battute veramente incredibili, cioè, ha dei passaggi veramente geniali. Ha una fotografia che, ok, è artificiale, è un po' posticcia. Non nel senso posticcia, nel senso di patinata, nel senso di. Poco reale, ecco, una fotografia delle volte un po' troppo pastellata, però sarà che io adoro questo tipo di fotografia, che tra l'altro ho rivisto un minimo, chiaramente fatta meglio, però un minimo l'ho rivista in Wes Anderson, non so se avete presente il... beh, penso di sì, è inutile che ve lo dica. E quindi quel tipo di fotografia lì, chiaramente fatta da un qualcuno che stava appena approcciandosi a questo nuovo mezzo, sarà questo, sarà quello, sarà che ci sono tutte le attrici che ho amato nei suoi film, quindi c'è Bibi Anderson, c'è Harriet Henderson, c'è Eva Dolbeck, c'è i ritorni di Eva Dolbeck, c'è ragazzi, cioè, ma come si fa a odiare questo film? E poi è simpatico, c'ha delle stoccate interessanti perché c'ha un livore e
un odio verso i critici proprio riversato. Sarà pure per questo che la critica non piacque così tanto, eh? Potrebbe essere. Comunque, come detto, è un film leggero, è un film leggero, ma con velleità forse sbagliate da film di satira impegnata. Ecco, forse questo è l'errore più grande del film e del regista in quel momento. Ora, il titolo in originale, quella cosa enorme che vi ho letto prima, significa letteralmente per non parlare di tutte queste donne. Quindi, diciamo sì, il titolo italiano è un po' così, un po' sbarazzino, ma ci sta, alla fine non è così incredibile. Il film, tra l'altro, è stato scritto da Bergman insieme a Aaron Josephson, quindi amico attore che incontreremo un bel po' di volte, ed è stato scritto, diciamo, come successivo, o come diciamo una specie di copia, non copia, però simile ad un altro film che loro hanno scritto, ovvero Il Giardino del Piacere, il Lust Garden dovrebbe essere in originale, non girato da Bergman, e che fu non fu proprio un grande successo, ecco, possiamo dire così. Infatti, loro due lo firmarono con uno pseudonimo che adesso non ricordo, ma che vi metterò qui in sovraimpressione. Ora, come detto, abbiamo un film che si basa molto anch'esso sulla musica. Infatti, il protagonista. Allora, diciamo che il protagonista è anche qui è difficile da dire, perché il protagonista in teoria è un critico musicale, cioè Cornelius. Questo Cornelius, che tra l'altro è interpretato da Jaar Kull, se vi ricordate il Conte Malcolm in Sorrisi di Notte d'Estate, oppure il ruolo che forse è migliore da parte sua, ovvero L'Occhio del Diavolo, lui faceva il Don Giovanni, anche qui vedi, torna nella commedia lo stesso protagonista. Ecco, lo troviamo appunto come critico musicale che si reca in visita a questa villa, questa tenuta immensa di questo genio, questo violoncellista Felix, e di cui vorrebbe scrivere la biografia. Ora, il film inizia in realtà col funerale di Felix, e vediamo questa scena in cui ogni vedova, tra virgolette, quindi tutte la sua moglie e poi tutte le amanti che vanno a. Faccio questa specie di processione e questa scena che si ripete varie volte, sempre uguale ma sempre diversa, con loro che vanno vicino al feretro, alla bara, e dicono tutta la stessa frase, mi sembra, cioè così uguale eppure così diverso. E appunto il film in realtà è tra questo prologo e l'epilogo, cioè sempre al funerale, e ci spiega cosa è successo nei 4 giorni precedenti al funerale, appunto l'arrivo di questo critico Cornelius a casa, tenuta di Felix, e le sue disavventure con tutte queste signore, appunto, queste donne che sono innamorate tra amore e odio verso il grande musicista. E in realtà il film non è nient'altro che questo, cioè la trama non è. In realtà non manco esiste una trama. È più che altro un insieme di gag, di frecciatine, di. Sì, di aculei velenosi verso artista, verso critica, verso censura e anche verso produzione. Quindi possiamo dire un insieme di velleità, a volte integrate bene con le gag, quindi a volte che fanno ridere, effettivamente. Con appunto situazioni comiche ispirate al muto, alla slapstick del muto, per esempio troviamo accelerazioni, troviamo gesti enfatizzati, pesantemente enfatizzati, soprattutto da espressioni smorfie di Jaar Kull, che forse è una delle cause del successo del film, perché il suo personaggio Cornelius dovrebbe essere più un antagonista, in realtà è un protagonista, quindi recitato in maniera così forse eccessiva dall'attore, che in realtà è un grande attore comico, però forse qui Bergman non ha saputo tenere il controllo della situazione, ecco, forse questo è un altro grande problema del film. Appunto, come detto, gag che passano posso dire, dalla genialità dell'umorismo. Per esempio, abbiamo una scena in cui ci sono dei fuochi d'artificio e appare una didascalia che dice: questi fuochi d'artificio non sono da interpretare in maniera simbolica. Cioè, in realtà, contro quel tipo di critico che ogni volta che vede una scena in un film parte col suo elucubrare, questo viaggio metafisico che fanno i critici. Quindi lui mette la didascalia, questa scena è questa e basta. Oppure scene contro la censura, come detto, gag veramente divertenti, per esempio.
esempio, abbiamo la seduzione tra, cioè questo rapporto annunciato d'amore tra Cornelius e una delle donne, ovvero la donna di Bibi Anderson, che poi sarebbe, credo in italiano perché non lo ricordo in italiano. In inglese è Bumblebee, in italiano non so se è, non ricordo se è Chimera oppure Vespa. E comunque quel personaggio lì, Bibi Anderson, quindi la loro seduzione invece di mostrarla è sostituita da loro che ballano il tango in un filtro seppia. Queste altre, cioè, sono tutte queste trovate simpatiche. Per esempio, lui, Cornelius, che lo vediamo in una vasca, che è eccitato, quindi si presume abbia un'erezione, si sta per alzare e dall'acqua e sposta, dice alla macchina da presa di spostarsi, appunto per evitare la censura. Quindi, come detto, tutte queste trovate si mescolano purtroppo però anche a gag non proprio felici. Possiamo dire, quindi abbiamo battute che sfiorano anche la trivialità, cioè battute piuttosto doppi sensi, magari un po' banalotti, anche simpatici. Per esempio, una delle donne dice: la mia prima lezione di violoncello, ho imparato come mettere le gambe intorno allo strumento, una cosa del genere. Quindi anche doppi sensi, sì, che lasciano il tempo che trovano, però, come detto, in una situazione del genere che va dal grottesco allo sfarzesco, anche all'eccessivo patinato, si può accettare. Come detto, non è un film così incredibile, però nemmeno la spazzatura che spesso appunto a cui spesso viene paragonato. E tra l'altro fu un po' una beffa questo film, appunto perché, come detto, è il periodo di pausa di Bergman, cioè si presuppone che il regista svedese volesse prendersi un periodo un po' di stacco dai progetti piuttosto impegnativi che abbiamo visto negli episodi precedenti, però al contempo fu spinto dalla Svensk a fare questo film, una commedia, perché era tremendamente preoccupata del tonfo, della tragedia annunciata che era il silenzio a livello di incassi. In realtà poi questo film, che tra l'altro fu uno dei più costosi, se non il più costoso di Bergman fino a quel momento, ovvero 1,7 milioni di corone, fu un successo incredibile. Invece il silenzio, come abbiamo già visto nell'episodio precedente, fu un successo allucinante. Quindi anche vedete anche qui la beffa, anche nel film sulla beffa. E però, come detto, le gag sono anche non solo sulla critica, ma anche sull'artista stesso. Infatti vediamo questo Felix, il genio, che non viene mai mostrato in volto. In realtà, carina opposizione con Cornelius, che è sempre presente davanti alla macchina da presa, cioè sempre lui presente in scena. Invece Felix mai viene mostrato in volto. E quest'uomo irraggiungibile, che si circonda di donne, che addirittura poi scopriamo essere stato salvato da una donna, da una dell'harem, appunto, che vediamo nel film, ovvero Madame Tissot, Tussaud, mi sembra si pronunci, ormai un'anziana signora che lo crebbe da quando lui non era nulla, era povero, e quindi che lo finanziò, che lo accolse, che lo istruì, e in realtà lui era solo un poveretto, è arrivato lì, e quindi tutto ciò che l'artista diventa, ovvero vampirizza chi, quindi l'approfitta dell'artista come approfittatore anche di benefattori, oppure artista che, secondo una citazione di Goethe, che è pronunciata dal, non so, dal, non mi ricordo se dall'impresario o funebre, cioè dall'impresario artistico, scusate, di Bergman, sì, vabbè, lasciamo stare, di Felix al funerale, oppure dal Becchino, non ricordo da chi. E questa frase, cioè c'è Cornelius che si chiede che cos'è il genio, che cos'era il genio, e lui cita Goethe dicendo l'artista è colui che riesce a far cambiare opinione a un critico. Quindi anche sia l'ironia sul critico, che ovviamente nella figura di Cornelius è parodizzato e messo alla berlina in qualsiasi modo, ma anche dell'artista, no? E di questa superiorità irraggiungibile che in realtà poi non è, diciamo, non è così iperuranica. Tra l'altro, ironizzata a tal punto anche sul finale, perché il film, appunto, torniamo al funerale e vediamo entrare un ragazzo, proprio come era Felix descritto durante, appunto, i flashback, questo ragazzo povero che viene accolto anche lui in questa casa, e anche lui verrà circondato subito, immediatamente dalle donne, e questo ragazzo sarà molto ossequioso nei confronti di Cornelius, e lui subito lo definirà il successore spirituale di Felix. Ecco, appunto,
Subito il giro ricomincia. Infatti, se non sbaglio, il film finisce con la scritta fine col punto interrogativo, perché in realtà il giro, la ronda ricomincia. Ora, come detto, adesso magari questo episodio sarà molto più breve, come avete potuto intuire, rispetto agli altri episodi. Uno, perché voglio che sia un po' più spontaneo rispetto agli altri, e due, perché sospetto, anzi, sono abbastanza convinto che questo film non sia stato visto molto dal pubblico che mi sente, e no, in realtà dal pubblico in generale, perché come detto è un film oggettivamente minore della filmografia di Bergman. Poi vedremo anche le sue parole al riguardo, che non sono molto, diciamo, gentili. Però in realtà anche oggettivamente non è un film molto considerato, anzi forse quasi per niente addirittura dimenticato, però a ben vedere perché comunque circondato, cioè, pensate agli anni 60, no? Cioè, vi devo elencare i titoli, come In uno specchio, Luci d'inverno, Il silenzio, poi dopo di questo avremo Persona, avremo L'ora del lupo, avremo La vergogna, Il rito, cioè, non lo so. Effettivamente era in buona compagnia e quindi è un po' lo sfigato della classe, possiamo dire. E quindi non vorrei proprio parlarvi di tutte le gag, perché secondo me merita una visione. Sia per, come detto, la bellezza, anche se posticcia, non posticcia, ho sbagliato di nuovo, anche se patinata, anche tutto quello che volete, però secondo me merita una visione, sia per la fotografia, sia per la scenografia, e parleremo anche dopo della scenografia, dei costumi che sono stupendi, cioè veramente i costumi di Mago questa volta sono incredibili, sia delle donne sia degli uomini. Scenografia, come detto, che infatti il film è girato in interni, cioè in Hirosunda per gli interni, e credo anche parte degli interni e soprattutto gli esterni nei giardini di Norrviken a Båstad, che poi sarebbe una località nel sud della Svezia, che sono stupendi. Quindi anche solo per quello, proprio il lato visivo, puramente visivo, ha delle sequenze che meritano davvero una visione, secondo me. E quindi non vorrei rovinarvi troppo la trama, come per esempio quando parleremo di Persona, cioè non è che, a parte il fatto che la trama lì non c'è, però nel senso che chiunque o comunque molte più persone hanno visto Persona, persone hanno visto Persona, rispetto a questo film, indubbiamente. Tra l'altro, questo film mi fa riflettere un po' sugli anni 60 di Bergman, ovvero il cambiamento rispetto alla fine degli anni 50, ovvero la concentrazione da personaggi maschili a personaggi femminili. L'abbiamo già visto nel Silenzio, che è un po' il prologo di questa nuova tendenza, tra virgolette, perché i personaggi femminili in Bergman hanno avuto sempre un loro centrale, ma questa volta diventano addirittura protagoniste con Persona, come detto, e nei successivi film, anche se si alternano con la presenza maschile, fino ad arrivare all'apice di questo ragionamento, che forse è negli anni 70, Sussurri e grida, e poi Sinfonia d'autunno, ma come anche altri esempi. E come detto, il film fu girato tra il 21 maggio del 63 e il 24 luglio del 63, e uscirà il 15 giugno del 64. A tal proposito, andiamo a parlare un po' del 64 di Bergman. Abbiamo un'intensa attività, diciamo, teatrale, a livello, sì, soprattutto teatrale in questi anni, perché come detto le riprese nel 63 lui non gira nulla, ma aveva detto già nell'intervista a Playboy, se vi ricordo, non so se l'avevo citata, aveva detto che si sarebbe preso una pausa dopo Il silenzio e che avrebbe girato una commedia, di cui addirittura aveva parlato anche durante il diario di lavorazione di Luci d'inverno, e appunto di questa commedia che aveva scritto con Erland Josephson, che sarebbe stato il suo prossimo film. Ora, abbiamo a giugno del 64, appunto, lo spettacolo Three Knives from Away. In realtà questo titolo io non l'ho mai trovato in italiano, quindi dovrebbe essere Tre coltelli da Away, credo, del poeta svedese Harry Martinson. Quindi lui allestisce e regista di questo spettacolo, ovviamente sempre al Teatro Real Drammatico di Stoccolma. Quando non lo specifico è quello, in realtà poi quando lo specificherò magari cambierà. Poi, come hai detto, il 15 giugno del 64 esce il film di questo episodio, cioè a proposito di tutte queste signore. Il 17 ottobre del 64 abbiamo lo spettacolo, sempre diretto da lui, ovvero Hedda Gabler, che tratto, ovviamente Hedda Gabler è un dramma in quattro atti di Ibsen, il drammaturgo norvegese che tanto influì sulla carriera artistica e non solo di Bergman. Questo dramma è del 91. Poi, se non sbaglio, adesso non ricordo se ho trovato conferma a riguardo, però ve lo dico perché non dovrebbe essere così. Sempre nel 64 Bergman andò a Londra a rappresentare questo film al National Theatre di Londra, e si dà il caso che
il direttore di quel teatro fosse Sir Lawrence Olivier. E infatti ci fu documentato uno scontro fra i due, però me la butto così come curiosità. E nei primi, passiamo al 65, come vedete sono mesi piuttosto, diciamo, leggeri, tra virgolette. E nei primi mesi del 65 abbiamo un'infezione virale, infatti Bergman fu malato nel gennaio e inizi di febbraio del 65, infatti annullò la rappresentazione del flauto magico ad Amburgo. Poi il 24 febbraio allestì, quindi ci fu la prima dello spettacolo del Don Giovanni al Kina Theater di Stoccolma. Tra l'altro Don Giovanni, che come abbiamo già visto aveva già rappresentato il Don Giovanni di Molière negli anni 50, poi ripreso ovviamente con l'intervento di Mozart con il film L'occhio del diavolo, e addirittura questo spettacolo poi sarà a fine 65, il 3 novembre, diventerà uno spettacolo televisivo, quindi trasmesso in televisione in 5 parti, realizzato per la scuola del teatro drammatico di Stoccolma. Quindi uno spettacolo televisivo, in realtà un film, in realtà poi si diventa un film, molto godibile, messo il Don Giovanni in con cui lo stesso attore che aveva usato negli anni 50 per l'alta riduzione teatrale. E che ha, però su questa volta pigia un po' di più sull'aspetto comico barra farsesco della vicenda. E quindi appunto abbiamo nella primavera del 65 vincerà un premio, il premio Erasmus, un premio olandese appunto in ex aequo tra l'altro con Charlie Chaplin. Poi tra il 19 luglio e il 15 settembre girerà Persona, e qui mi fermo perché ci torneremo ovviamente nel prossimo episodio. E vi dico solo che gli interni saranno in rosunda come sempre, gli esterni si torna a Forò, e in questo lasso di tempo inizierà la relazione con Liv Ullmann, che è una certa attrice di cui forse parleremo, forse sì, l'accenneremo ogni tanto nei prossimi episodi. E come detto, appunto, il 3 novembre il Don Giovanni diventa questo spettacolo in 3 parti televisivo, e il 4 dicembre lo allestisce, c'è la prima di un altro spettacolo, ovvero Piccola Alice, sempre al Teatro Drammatico di Stoccolma. E questa Piccola Alice è un'opera americana di Edward Albee, la pronuncia non lo so, è del 64 tra l'altro quest'opera. E questa riduzione che ebbe molto successo a Broadway, questo spettacolo che ebbe molto successo a Broadway, parlava di un argomento abbastanza spinoso, ovvero la corruzione del clero e le connessioni tra politica e chiesa. Quindi abbiamo parlato un po' del film, abbiamo parlato degli anni che lo intercorrono, diciamo, che lo seguono, e adesso parliamo dell'origine del film e dei pareri, in maniera specifica della critica e dello stesso Bergman, per poi dire qualcosa in più sulla pellicola in sé e poi chiudere il video. Ora, se alcuni critici l'avevano definito il suo peggior film, un film freddo, dai colori spenti o comunque patinato fino al risultare finto, artificioso, ecco, il critico più severo su questo film, potete immaginare chi è, ovvero ovviamente Bergman. Ora, lui ne parla non tantissime volte, nel senso che lui, come spesso sappiamo, cioè come già sappiamo, non ama parlare molto spesso dei suoi film. Diciamo che anche lui non considera ottimi, me la sto addolcendo un pochino. Per esempio, in Lanterna Magica ne parla e dice più o meno che era talmente imbarazzato, cioè era proprio, veramente si vergognava di questa commedia superficiale ed artificiosa. Però comunque fu un'esperienza, lui dice, formativa ma sgradevole. Comunque parla di quel periodo, di come fosse molto molto impegnato nel ruolo di direttore del Teatro Reale Drammatico, ovviamente a Stoccolma, e quindi era tutto. Era un video da un periodo altrettanto impegnativo col cinema, di cui abbiamo ovviamente già parlato. E comunque era un progetto scritto con un suo amico. La sceneggiatura era comunque divertente, perché, come vi ho detto, non è che è una tragedia totale, ci sono dei passaggi simpatici. E che, diciamo, lui si lasciò un po' andare, cioè, come detto, forse un periodo di pausa,
un periodo impegnato dove lui, come se fosse scocciato, stufo, e quindi come se lasciasse un po' andare, quindi un po' quello, un po' un po' quell'altro, è venuto fuori quello che è venuto fuori. Che comunque, ripeto, ribadisco, è un film gradevolissimo, non è nulla di eccezionale, ma nemmeno nulla di tragico. E Bergman disse che comunque la punizione per questa sua, per questo suo, diciamo, lassismo artistico, e non, diciamo che non tardò ad arrivare, fu lo stesso pubblico a infliggerla, per dato lo scarso successo che ebbe al botteghino. E lo stesso Erland Josephson ne parla, del progetto. Lui dice che quello che è stato poi il film non era assolutamente quello che loro avevano scritto. Infatti lui dice: la nostra idea era di fare un film sulle donne, una commedia sulle donne. Non vidi mai il violoncellista. Cornelius, il critico, non era la parte importante, era il catalizzatore. Vedi di tutto e prova ad interpretare la situazione. Ma Ingmar era molto stanco e Jarkulle era davvero dotato, così prese il controllo di tutto, eccetto della regia. Ingmar lo riteneva così divertente e così all'improvviso divenne un film su un critico, il che fu molto sbagliato. L'intenzione era davvero quella di fare un film su tutte queste signore, che è anche nel titolo, ma non era una vendetta sui critici. Quindi diciamo che secondo lui il film ha preso una piega, la sceneggiatura ha preso una piega che non era prevista quando fu scritta. Però sapete bene che quando Bergman si approccia ad una novità, come per esempio il film a colori, nulla viene lasciato al caso. E sto citando proprio una frase di Sven Nykvist che adesso citeremo. Infatti lui fece fare delle visite a tutti i collaboratori per... Fa un po' ridere, per verificare eventuali segni di daltonismo, perché tutti devono essere perfetti nel giudicare appunto il colore della pellicola. E addirittura la Svensk pagò una scuola per film a colori, appunto per varie settimane, con letture di esperti sulla pittura. Quindi proprio ci fu un corso di formazione, di aggiornamento che Bergman richiese alla Svensk. E qui arriviamo alle parole di Sven Nykvist, che ci dice: nulla fu lasciato al caso quando Bergman iniziò ad interessarsi al colore. Un gran numero di esperti ci spiegò i dettagli ed io usai 6.000 metri di pellicola Eastman Color per riprese di prova. Imparammo molto, troppo forse. A proposito di tutte queste signore, fu realizzato seguendo il libro. O comunque, torno io, lo script, quindi forse troppo legati al testo, meno guizzi di regia. E probabilmente fu una delle sue mancanze. Mancava di vita, nonostante Magot e i suoi stupendi costumi, ed una sceneggiatura dove tutte le possibilità del colore erano aperte. Fu semplicemente troppo di maniera e finì come una commedia, ma troppo sofisticata. C'era troppa tecnologia e troppo poco sentimento. Anche un maestro può sbagliare a volte. Quindi vediamo un progetto che ha tutti i presupposti, in realtà, magari per andare bene, però, date le situazioni, date quello che era, diciamo, la situazione di Bergman in sé e fuori da sé, tutto fu troppo per quel film, eccessivamente caricato, e come vi ho detto, trovarsi in mezzo a due fuochi è sempre la posizione più sbagliata. Quindi o sei leggera come commedia e quindi gradita al grande pubblico, non eccessivamente pesante da annoiarlo, oppure sei un film un po' più impegnato e quindi vieni affrontato di conseguenza. Essere una via di mezzo tra le due cose è forse la cosa più sbagliata che puoi essere. Addirittura in Bergman o non Bergman, lui lo definisce nell'intervista, nel libro intervista, lo definisce un film sgradevole e manchevole. E giustifica questa cosa dicendo che lui comunque era stanco in quel periodo, addirittura stufo. Si vede che il suo brutto carattere emerge, secondo lui, appunto, guardando il film. E in realtà il film poi qui ci spiega l'origine, cioè l'idea dietro lo script, ovvero. Sempre sulla moglie, partiamo sempre. Fateci caso, quante volte Capillare Day era in qualche modo vettore o proprio punto d'origine dei film che abbiamo visto da quando sono sposati? Vi spingerei a farci caso. Appunto, lui ci racconta che la moglie aveva un insegnante, di musica, un'italiana, che era sposata con un importantissimo violinista tedesco. E questo violinista era talmente famoso che girava il mondo in tournée, ovviamente con la moglie,
che alloggiava in castelli e in tenute sterminate, anche se la cosa strana, era un uomo piuttosto basso, un po' grassottello e addirittura zoppo. Però in lui risiedeva qualcosa di demoniaco, qualcosa di lunatico, di luciferino, perché tutte le donne gli cadevano ai piedi, cioè tutte le donne non potevano resistere a questo violinista. E lui dice, ci dice Bergman che soffriva di una specie di complesso del satiro, ovvero passava da una donna all'altra in maniera incontrollata. Addirittura fa una battuta dicendo che la moglie era. La moglie faceva ormai da vigile del traffico per le amanti nel rapporto. E quindi, ma queste donne non solo, dovunque andassero, in questi tournée, ovunque andasse c'erano schiere di donne che si prostravano ai suoi piedi. E appunto questa, secondo Bergman, ci dice che fosse l'idea della base del film e la considerasse anche un'idea divertente. Ancora più divertente è il fatto, è questo aneddoto qui. Qualche tempo dopo che il film fu terminato, arrivò appunto a casa di Capillare, o comunque, non so, comunque si incontrarono questa insegnante italiana, moglie di questo violinista, e Capillare e Bergman, e questa insegnante italiana gli mostrò, iniziò, gli fece vedere un album di foto. E queste foto ovviamente si facevano vedere la vita meravigliosa che avevano avuto, però improvvisamente arrivò una fotografia che colpì Bergman in maniera fatale. Vi ricordo, il film era già finito. E è una foto normale, cioè abbastanza strana. Però Bergman, vedendo quella foto, si illuminò e dice: così dovevo fare il film. E praticamente c'era questo violinista, il castello dietro di lui, cioè lui stava sulla scalinata del castello. Era sera, e c'era, in realtà era tra il tramonto e la sera, il crepuscolo. E c'era appunto il musicista insieme ad altre persone in questa foto, e probabilmente dopo una cena piuttosto ricca, e appunto vede questo castello, però che non è un castello così patinato, pulito e perfetto, ma è un castello decadente, un po' con l'intorno, dice, con la muratura che si stava sfaldando. E nel dettaglio si vede sullo sfondo, in un angolo, una specie di padiglione, sempre anche questo in rovina, con delle mura, con delle porte in vetro, e dietro si intravedono 4 o 5 volti di donne. Ecco, secondo lui così doveva essere fatto il film. Cioè, letteralmente questo è il mondo in cui Cornelius doveva entrare. I muri dovevano essere fatiscenti, o crollati se volete, i letti collassati, così com'è, il tutto è patinato, sofisticato, sbrigativo e velenoso. E tutti sono troppo estetici, mentre il tutto sarebbe dovuto essere tremendamente antiestetico, lento, indifferente e decadente. In tutto questo casino ci sarebbe dovuto essere solo questo chiaro raggio di luce, quando il violinista metteva le mani sullo strumento. Quindi lui dice: io ho sbagliato a rendere il tutto così tremendamente luccicante o piatto, se vogliamo, tutto pulito, quindi far intravedere quella decadenza di facciata, invece che nasconderla sotto una patina di, appunto, di perfezione, che agli occhi risulta effettivamente molto finta e posticcia, ma come detto, da vedere è comunque, diciamo che si fa vedere. Ora, il merito della bellezza visiva, perché comunque è un film molto bello da vedere, forse troppo, ecco, come dice anche Sven Nykvist, e anche dei costumi, come detto, di Mago. I suoi costumi sono straordinari, sia di quelli dei Cornelius, sia e soprattutto quelli delle donne, quindi di Eva Dolbeck, che fa la moglie Adelaide di Felix, e anche delle altre donne, questa schiera di donne, ovvero Bumblebee, io la ricordo così, cioè Bibi Anderson, Harriet Henderson, ovvero la cameriera, e oppure abbiamo anche Cecilia, ovvero la cugina giovane del genio, dell'artista, la cameriera Harriet Henderson, che è, come ho già detto, i soldi si dovrebbe essere così, anche qui mi faccio anch'io un po' casino. Abbiamo colei che accompagna il pianoforte, Felix, ovvero Beatrice, che, se ci fate caso, cioè ve lo dico io, è la stessa attrice che interpretava l'infermiera in Alle soglie della vita. Se vi ricordate, quell'infermiera molto materna, ecco, è la stessa attrice. Che tra l'altro vinse a, se non ricordo male, a Cannes, insieme alle altre, tutte le altre attrici, quindi Ingrid Thulin, Bibi Anderson e Eva Dolbeck. E poi abbiamo Madame Tussauds, quindi quella, l'anziana matriarca, diciamo, che ha accolto Felix in gioventù. E abbiamo Traviata,
che è un'altra donna dell'harem, diciamo che, se vi ricordate, era l'attrice Renata dell'Occhio del Diavolo, quindi la moglie del pastore. Dunque, oltre agli stupendi costumi che Mago realizza per queste donne, ci sono anche le scenografie, che sono incredibili. Ovviamente lo scenografo, come abbiamo, penso, l'ho detto spesso, comunque lo ridico, se non è, lo scenografo usuale di Bergman, che lavorava da lui, colui da Piove sul nostro amore, che lavorerà con lui fino all'adultera, è Lundgren. E appunto, in un'intervista con Brigitte Assini, lui ci svela, vi consiglio di trovarla quell'intervista, perché racconta tutti gli aneddoti, vari aneddoti sul lavorare con Bergman, sia dagli inizi e come si è evoluto, scusate, il rapporto con lui. E riguardo a questo film, racconta di un, diciamo, lui lo definisce il film più impegnativo, ma anche il suo più debole, quindi lo stress era parecchio. Anche se era una pausa, quindi è un po' paradossale. Tutto un po' paradossale in questo film. È tutto un po' grottesco, sia il film stesso, sia la realizzazione, il risultato. È tutto grottesco, è la parola giusta, secondo me, per definire l'opera. E lui dice: racconta un episodio riguardante la piscina, perché appunto nel film c'è anche una piscina in cui c'è una specie di quasi aperitivo sulla piscina, dove addirittura il nostro Cornelius vestirà un salvagente da cigno, piuttosto ridicolo. Appunto, questa piscina doveva essere costruita, secondo Bergman, negli interni, ma era talmente enorme che Lundgren gli dice: guarda, beh, vediamo che se si può fare. Beh, hai presente, no, che dobbiamo andare a girare nei giardini di Norviken? Facciamola lì, perché ho visto che c'è uno stagno, c'è un laghetto, usiamo quello senza che dobbiamo distruggere praticamente dei set interi, perché sarebbe venuto un progetto enorme. Ovviamente Bergman non voleva, quindi discussioni. Alla fine accetta, però voleva che la macchina presa fosse messa in un posto particolare, quindi difficilissimo, chiaramente. Non si può venire a patto così facilmente con Ingmar Bergman. Però alla fine Lundgren dice che Bergman lo ringraziò dopo la lavorazione, dicendogli che se la scena era venuta bene era perché l'avevano fatta in quel modo, come Lundgren aveva suggerito. Quindi anche, come vedete, l'autore spesso può sbagliarsi, come diceva Nyquist, anche un genio a volte può sbagliare. Come detto, è difficile immedesimarsi, ecco, con qualcuno di questa qualche personaggio di questo film, più che altro perché Felix, il genio inarrivabile, appunto inarrivabile perché non si mostra mai, non viene mai mostrato di volto. Cornelius è un antieroe, diciamo, perché sì, è il protagonista, però in realtà è un personaggio sgradevole, è un critico pomposo, lecchino, presuntuoso, anche libidinoso, diciamo, e Bergman lo usa come valvola di sfogo verso i critici, verso la satira e tutto il resto. E le donne sono sì molto brave come attrici, però i loro personaggi non sono così dettagliati, sono un pochino delle figurine, diciamo, che si assomigliano un po' tutte, e quindi purtroppo nemmeno con loro si può entrare tanto in empatia, quindi lo spettatore rimane un po' così estraneo alla vicenda. Ecco, questo forse è un'altra causa dell'insuccesso, la poca empatia del pubblico e della critica con il film. E ricordiamo che Cornelius deve entrare in questa villa appunto per scrivere la biografia del maestro, dividendola in quattro parti, ovvero aspetto esteriore, aspetto interiore, abilità e vita intima. Ricordando che la vita intima, l'ultimo capitolo, viene perduto, in realtà viene rubato. E da chi viene rubato? Per ordine di Adelaide, quindi la moglie, quindi Eva Dolbeck, è rubato dal maggiordomo, che adesso non ricordo come si chiama, e questo maggiordomo è, tra l'altro, secondo me, non so se è voluto o meno, o se sto esagerando io, come dice Bergman, i critici esagerano, o i fanatici tipo me, incompetenti tra l'altro, e che praticamente questo maggiordomo è molto simile a qualcosa di quel Max, se vi ricordate, di Viale del Tramonto, quel personaggio stupendo di von Stroheim. Scritto da Billy Wilder, ovviamente. Cioè, lui, quello era un regista che era passato a fare addirittura il maggiordomo perché non voleva più separarsi da Norma Desmond. Invece qui questo maggiordomo era un musicista altrettanto talentuoso, però che fu soppiantato da Felix sia dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista del sentimento, perché la sua moglie fu sedotta appunto da Felix, e lui decise di ridursi a fare il maggiordomo, il cameriere, e fu appunto assunto nella sua tenuta. Come vi ho detto, il responso critico fu dal severo al quasi ignorato, a livello di attenzione dedicata a zero, nel senso che fu anche ignorato, bollato come opera minore, addirittura definito
talmente tanto zuccheroso, simile a una di quelle cose zuccherose che fanno male ai denti, però c'è un'interpretazione interessante di Giovanni Maria Cavallaro che dice: un 8,5 rovesciato e visto dall'esterno. Che chiaramente, allora, è chiaramente una blasfemia nel senso di comparare questo film a 8,5, però devo dire che è simpatica come visione del tutto. E se lo vedrete, appunto, e comunque avete capito un po' la storia, se mi potrete confermare o ribaltare il parere. Ovviamente, come abbiamo detto, il film si è trasformato, abbiamo visto, secondo le parole di Josephson, in una invettiva continua e spietata, e anche, se vogliamo, un po' rancorosa contro i critici, ovvero quei critici che l'avevano spesso sottovalutato, trattato male, non compreso, addirittura hanno messo il loro sopra Bergman, cioè quei critici che magari hanno aspirazioni d'artista. E per questo o denigrano quello di cui sono gelosi, tra virgolette, oppure si mettono loro ad interpretare, a sovrainterpretare il lavoro dell'artista, creando loro stessi e credendosi artisti. Infatti, proprio Cornelius è un critico di ripiego, perché lui in realtà vuole, cioè si ritiene un artista, vuole essere un artista, addirittura ricatterà Felix, dopo averlo lecchinato un attimo, per fare eseguire una sua composizione, se non mi ricordo male, la canzone dei pesci, la sonata dei pesci, qualcosa del genere, ovviamente una canzone terribile, e proprio perché Felix si appresterà a suonare questa cosa cedendo al ricatto, morirà di infarto durante, o poco prima mi sembra, di iniziare a suonare, proprio durante i primi attimi della composizione. E appunto per questo il critico muore quando cede al compromesso, e l'artista muore dentro e fuori in realtà, proprio quando cede al compromesso di chi si crede alla sua altezza, o comunque chi pretende che faccia tipo una specie di bestia ammaestrata. Ma il critico, cioè Cornelius, è utile per prendere in giro i critici in maniera variegata. Per esempio, va sempre in giro con questa penna d'oca enorme che appunta segreti pettile, da qui si dice pettile, scusate, il regionalismo, pettegolezzi, ecco, invece che scrivere dell'arte di Felix. Quando scrive delle frasi, le rilegge, non le capisce, però dice non ha importanza che io non le capisca, quindi i critici che spesso scrivono cose che nemmeno capiscono, oppure quando, è chiaramente la frase cardine del film che prende in giro un pochino la critica tutta, quando, appunto, ho già detto, si scoppiano questi fuochi d'artificio in maniera accidentale, che è stata una scena che ricorda un attimo Le vacanze del signor Rouleau di Tati, che sappiamo essere un film che Bergman adorava. Appunto, in quella scena appare la didascalia con scritto: questa scena, questi fuochi non vanno interpretati simbolicamente, quindi chiaramente non serve altro da aggiungere. Ho detto, oltre ai critici, anche sui censori, la censura che è stata così avversa sia negli inizi di carriera e chiaro, poi quasi indifferente a Bergman, perché ormai lo status era troppo elevato per essere ostacolato da una commissione di censura, anche se abbiamo visto che col silenzio quali dei guai li abbiamo rischiati. E come detto, il tango in seppia con Bibi Anderson che sostituisce la scena di seduzione, e soprattutto Cornelius che esce dalla vasca con una possibile erezione e sposta, dice la macchina presa di spostarsi. Ovviamente, come abbiamo già detto ormai, ma lo ripeto in breve, la critica sull'artista, cioè l'opportunista, quel giovane che era povero, accolto, diventa un genio inarrivabile, l'artista che è colui che riesce a far cambiare opinione ad un critico, e nel finale vediamo questo ciclo si ripete, basta che il critico ti incensi come artista e spesso qualcuno viene elevato a questo ruolo di quasi vate per l'umanità. In questo purpurri di battute, chiaramente molto ispirate al periodo muto, alla slapstick muta, quindi accelerazioni, abbiamo chiaramente fermi immagine, abbiamo scene che si ripetono, quindi mandate al loop, abbiamo anche battute grottesche, come abbiamo già detto, quindi doppi sensi, volgarità, che si però alternano a questa raffinatezza sia estetica sia proprio di sceneggiatura con battute molto alte. E quindi questa è sempre questa, come abbiamo detto sempre ormai varie volte, questa via di mezzo che spiazza e potrebbe anche deludere e trovare un po' sconcertati. Dunque, direi di chiudere qui la recensione, nel senso che con qualche ultima parola, per esempio, mi raccomando, per esempio con le parole addirittura dell'inizio del film, ovvero ogni rassomiglianza fra questo film e il cosiddetto mondo reale è da considerare
considerarsi un fraintendimento. Quindi questo è tutto a parte, è un mondo a parte della realtà. Ovviamente l'ironia anche prima dell'inizio del film sulla didascalia ci avverte di quello che stiamo per andare a vedere, anche se magari, come detto, ci troviamo un po' disorientati dal tutto a queste varie variabili che vi ho elencato. Tra l'altro, ci sono anche altre rassomiglianze ad altre opere cinematografiche, come abbiamo detto, Periodo del Muto, abbiamo detto Tati in quel particolare episodio, ma anche Zazzina e il Metrò di Malle, che appunto da quelle accelerazioni, la commedia un po' particolare alla francese, fu una grande fonte di ispirazione sia di Bergman in questo periodo sia in generale. Più che altro, per quei critici che hanno contrastato il film solo perché è leggero, per un attore come Bergman, che secondo loro leggero non è mai stato, io farei vedere a loro il Settimo Sigillo, che spesso, in cui spesso si verificano battute o comunque risposte ironiche. Cioè, l'ironia di Bergman è sempre stata presente, e qui, e soprattutto nelle commedie. Tra l'altro, questa, se non sbaglio, è l'ultima commedia che vedremo nella serie, perché è proprio l'ultima commedia che Bergman girerà. Forse per la brutta esperienza voleva chiudere l'argomento. No, comunque, forse servirà a capire come questo periodo di pausa serviva a Bergman per riprendersi, o comunque per capire, cioè perché lui, per capire dove la sua mente stava andando, perché molti dicono, anche Roberto Chisi, se non sbaglio, o non era concentrato sul progetto, o nel senso, cioè non era concentrato affatto, oppure era concentrato su altro, e quell'altro lo vedremo nel prossimo episodio. Dunque, in conclusione possiamo vedere in questo film un'opera chiaramente minore di un autore che forse stanco, forse sovrappensiero, ironizza su se stesso, ma senza farlo nel modo giusto, o comunque in maniera pesata, equilibrata, e sfruttando chiaramente sempre il suo vissuto, sia artistico sia non. Quindi abbiamo visto l'episodio dell'insegnante di musica, oppure il mito del Don Giovanni, che comunque è presentissimo nel personaggio protagonista. Tra l'altro è lo stesso attore che ha interpretato il Don Giovanni nell'Occhio del Diavolo. Chiaramente ironia sulla sua presunta, sia dai critici sia magari da lui, grande arte, quindi l'arte irraggiungibile, o addirittura l'ironia su quello che dicevano di lui, quindi quell'harem di donne che lui, col suo potere demoniaco, teneva al guinzaglio e faceva ballare come scimmie ammaestrate, no? Su quei miti, su come lui facesse recitare le donne in maniera stregonesca e quasi sciamanica. E chiaramente poi la critica, che è il bersaglio principale della critica con velleità d'artista, il bersaglio principale di questo personaggio, di questa scrittura, di questo satiresco e clownesco Cornelius, con il salvangente a forma di cigno. E col suo manoscritto della biografia, o col suo, la sua opera, l'astrazione numero 14, o Il canto del pesce. A proposito, per concludere, giuro che adesso finiamo, le musiche. Ecco, le musiche mi ero scordato di citarvele. Ovviamente abbiamo indovinato un po' Bach, come sempre, ovvero la suite numero 3 appunto di Bach, oppure quella in Do maggiore, quindi la suite numero 3 in Do maggiore, e quella in Re minore. Abbiamo poi anche altre opere classiche, per esempio di Beethoven abbiamo Adelaide, come appunto la protagonista Adelaide, che tra l'altro, piccolo dettaglio e piccola altra, ecco, per dimostrarvi, io non ve l'ho svelate tutte quante, però questa mi piaceva dirla. Abbiamo Adelaide che si sfoga con un'arma da fuoco sulle statue che rappresentano Felix, e le statue, quando sono colpite dai proiettili, sanguinano, un po' come le opere di Magritte. Quindi abbiamo anche queste citazioni molto alte che, come detto, però si perdono un po' in questo mare magnum che possiamo definire a proposito di tutte queste signore. Poi, oltre appunto a Beethoven, abbiamo Offenbach con La Belle Hélène, abbiamo anche, mi sembra proprio l'opening del film, Yes, We Have No Bananas, che è una canzone tutto dire, è una canzone secondo me perfetta per l'atmosfera del film e per descriverlo in toto. Quindi, bene, qui abbiamo finito. Mi spiace se questo episodio è un po' più breve, anzi forse è anche troppo lungo, non lo so, volevo farlo proprio breve breve, perché sapete perché? Perché comunque mi devo concentrare anche col poco tempo che ho sul progetto Persona, perché quel video a sé vale una monografia, perché quel film a sé vale una filmografia, e quindi spero di avervi informato. Se avete dubbi su questo film, le fonti sono sempre in descrizione. Se volete anche altri chiarimenti, se potrò darveli, commentate tranquilli.
Quindi mi piace o non mi piace, vi auguro, anzi vi spero che voi vediate il film, chi non l'ha visto, per recuperarlo, perché come detto merita una visione e spero che con questo video vi abbia un po' incuriosito nell'andarlo a scoprire, perché comunque come detto io vi ho detto molto poco delle gag che ci sono e che sono presenti. E niente, io vi saluto e arrivederci.